Salve ragazzi, eccoci qui di nuovo a parlare di soldi di rotazione. Per questo nostro ultimo appuntamento con le lezioni ribaltate di Mr. Boscherini, oggi tratteremo un argomento estremamente complesso, ma secondo me anche molto molto interessante, ovvero i soldi di rotazione composti. Fin qui infatti abbiamo visto cosa succede se noi ruotiamo un rettangolo intorno a una delle sue dimensioni, ovvero teniamo un cilindro, oppure se ruotiamo un triangolo rettangolo intorno a uno dei suoi cateti, ottenendo un cono. Oggi vedremo cosa succede se ruoto un poligono qualsiasi, o almeno alcuni esempi di poligoni, intorno a degli assi che non necessariamente poi possono coincidere con uno dei lati del poligono stesso. Ma procediamo con ordine e cominciamo tornando in realtà al nostro triangolo rettangolo. Allora, supponiamo di prendere un triangolo rettangolo, ma questa volta ruotiamolo non intorno a uno dei cateti, ma intorno all'ipotenusa. Allora, consideriamo quindi il triangolo rettangolo ABC con angolo retto in B. Quindi AB è il cateto minore, BC è il cateto maggiore e AC è l'ipotenusa, e supponiamo quindi di ruotarlo di 360 gradi. Vedete, qui ho fatto un segno per far capire che sto ruotando il mio oggetto intorno a un asse, questo qui, passante coincidente con l'ipotenusa. Allora, intanto, come si procede in questi casi? Perché il problema maggiore in questo caso esercizio intanto è visualizzare l'oggetto che viene fuori. Allora, un piccolo consiglio su come procedere. La prima cosa è cercare di disegnare il nostro poligono di partenza ribaltato, simmetrico rispetto all'asse di rotazione. Allora, qui non c'è da ribaltare nulla. Consideriamo il punto B. Il punto B, io vado a vedere quanto è distante dal mio asse di rotazione, vado a disegnare il punto B che si trova dall'altra parte esattamente la stessa distanza, e poi collego, quindi ottengo questo triangolo giallo che vedete, che è esattamente il simmetrico, il ribaltato in realtà, del mio triangolo ABC. A questo punto so che questo punto qui è stato ruotato in 360 gradi, quindi disegno, chiaramente visto un po' in prospettiva, la circonferenza tracciata da B nella sua rotazione, e già così comincio a visualizzare l'oggetto che viene fuori, che poi vado a schematizzare qui. Quello che ottengo, quindi ruotando un triangolo rettangolo intorno all'ipotenusa, non è più un cono, ma un doppio cono. E questi due coni li ho disegnati qui separatamente, un cono 1 e un cono 2. Quindi un primo esempio di solido di rotazione composto. Composto quindi da due oggetti più semplici che già abbiamo imparato a conoscere e abbiamo imparato a studiare. La seconda difficoltà, dopo quella appunto di visualizzare il prodotto finale della mia rotazione, è capire quali sono i numeri coinvolti in questi nuovi oggetti, cioè qual è il raggio di base, qual è l'altezza, qual è l'apotema del nuovo oggetto che mi è venuto fuori. E quindi devo cercare di capire, partendo dai numeri che suppongo di conoscere tutti del mio triangolo di partenza, quali sono i numeri di questi due coni. Per ciascun cono cosa mi interesserà? Mi interesserà il raggio di base, l'altezza e l'apotema. E qui ho fatto un piccolo schemetto per capire cosa corrisponde. Per esempio, consideriamo il cateto minore AB e guardiamolo in questo disegno del primo cono. È chiaro che il cateto AB corrisponde all'apotema del primo cono. La stessa maniera, il cateto maggiore BC corrisponderà all'apotema del secondo cono. Quindi già due informazioni ce l'ho. La cosa più interessante viene non tanto dall'ipotenusa, perché come uno può capire, l'ipotenusa in realtà non sta né tutta in due né tutta nel cono 1, ma si spezza, non in parti uguali, tra il cono 1 e il cono 2. Quindi è più utile andare a vedere l'altezza BH, l'altezza, quella che noi chiamiamo l'altezza relativa all'ipotenusa. Ecco, questa altezza qui ci vuole poco per capire che corrisponderà al raggio di base. Ma di quale base? Per fortuna in questo caso le due basi dei due coni coincidono, sono uguali, quindi hanno lo stesso raggio. Quindi, ricapitolando, il cateto minore AB va a corrispondere all'apotema del cono 1, il cateto maggiore BC va a corrispondere all'apotema del cono 2,
e l'altezza relativa all'ipotenusa, cioè l'altezza BH, corrisponde ai raggi di base dei due coni. A questo punto andiamo a vedere un po' di formula. Ecco, in realtà in questa lezione non andremo molto a vedere le formule, in particolare non andremo a vedere degli esempi numerici, perché intanto perché l'argomento è troppo vasto per andare a esaurirlo con pochi esempi, ma poi perché qui è importante davvero capire un po' il metodo con cui si possono affrontare i problemi che riguardano i solidi di rotazione composti. Comunque andiamo a vedere di nuovo il mio doppio cono. Qui ho disegnato e ho indicato in maniera esplicita i vari numeri coinvolti, quindi il raggio di base, l'apotema del cono 1, l'apotema del cono 2, l'altezza del cono 1 e l'altezza del cono 2. Quindi partiamo dalla situazione in cui io penso di conoscere già tutti questi numeri. A questo punto applico semplicemente le formule che già conosco, perché cosa vi conviene fare? Nel momento in cui avete identificato i solidi semplici di cui è composto il mio solido composto, vi conviene separare il problema in più pezzi, cioè mi studio separatamente il primo cono, usando le formule che già conoscete, mi studio separatamente il secondo cono e solo alla fine metto insieme queste due informazioni nel modo che vi mostrerò tra poco. Quindi prendo il cono 1, mi calcolerò la sua area di base, la sua area laterale e il suo volume. Lo stesso farò con il cono 2, calcolerò la sua area di base, la sua area laterale e il suo volume. Allora, vediamo ora a questo punto come si mettono insieme le informazioni, a partire dal volume, che è la cosa più semplice. E ci vuole poco per capire che il volume di questo doppio cono, di questo solido composito, sarà dato semplicemente dalla somma dei volumi dei singoli pezzi. Se prendo un pezzo e un altro pezzo e metto insieme, il volume dell'oggetto finale sarà uguale alla somma dei volumi dei due oggetti che l'hanno composto. Che so, qual è il volume della penna con il tappo? È il volume della penna più il tappo messi insieme. Semplice. L'area totale invece è un pochino più complicato da capire. Allora, quindi in questo caso davvero bisogna fare un piccolo sforzo di visualizzazione. Allora, sicuramente contribuirà all'area totale l'area laterale del cono superiore, del cono 1. E quindi ce lo scrivo, no? Area totale uguale area laterale 1. Allo stesso modo capisco che anche l'area laterale del secondo cono fa parte dell'area totale del mio doppio cono e quindi ce la metto. E le aree di base? Allora, in questa configurazione in cui appunto le due basi si sovrappongono perfettamente, queste due basi vanno a scomparire, sono nascoste, non contribuiscono alla superficie esterna del mio oggetto. E quindi cosa succede? Succede che in questo caso l'area totale si limiterà all'area laterale dei due oggetti. Questa è una cosa strana, cioè mentre il volume è la somma dei due pezzi, l'area totale è più piccola, incredibilmente, della somma delle aree totali dei due oggetti presi separatamente. Quindi in questo caso le basi vanno a scomparire. E questo non sarà l'unico esempio in tal senso. Ma ora vediamo un altro oggetto. Supponiamo di prendere invece un trapezio, in particolare un trapezio rettangolo. Questo qui che ho di nuovo disegnato in arancione. E supponiamo di ruotarlo intorno alla base maggiore, intorno a un asse passante per, anzi coincidente con la base maggiore di 360 gradi. Di nuovo il simbolino, no? La linea tratteggiata rossa, questo simbolo che mi indica la rotazione completa di un angolo giro, e di nuovo come vado a capire che figura viene fuori? Vado a disegnare il simmetrico del mio trapezio rettangolo, quindi a questo punto ne corrisponderà un altro esattamente alla stessa distanza di qua, lo stesso faccio con questo punto, poi vado a disegnare di nuovo visto in prospettiva la circonferenza disegnata da questo vertice mentre ruota, ed ecco fatto. Questa è la figura complessiva e subito si capisce che di nuovo viene un oggetto composto. Questo oggetto composto è fatto da un cilindro, questo pezzo inferiore, e da un cono.
Allora, questo solido composto, così come quello che abbiamo visto nell'esempio precedente, è quello che noi chiamiamo un solido a rotazione convesso. Come del resto convessi sono praticamente tutti i solidi che abbiamo visto finora. Le cose si complicano se lo stesso trapezio rettangolo qua sopra, anziché ruotarlo intorno alla base maggiore, lo ruoto intorno alla base minore. Ed ecco qui, l'ho ridisegnato qua sotto, ho disegnato di nuovo l'asse rotazione, ho disegnato il simmetrico e vedete come è ribaltato rispetto al caso di prima, no? Quindi questo punto, questi punti coincidono, questo punto ha un simmetrico alla stessa distanza da qui, questo punto ha un simmetrico alla stessa distanza da qui, vado a disegnare le due circonferenze tracciate da questi vertici quando ruotano intorno a questo asse di rotazione e uno ci pensa un attimo e intanto intuisce subito che c'è un cilindro. In effetti il solido composto che viene fuori è fatto da un cilindro, ma non è fatto da un cilindro con un cono, è fatto da un cilindro con un foro, con un buco, una concavità, eccoci qua, a forma di cono. Quindi mentre prima avevamo un cilindro più un cono, qui abbiamo un cilindro meno un cono, tant'è che ora qui non sono andato a disegnare un cono come un solido, l'ho disegnato tratteggiato per far capire che è un pezzo che viene scavato via. Questo è un classico esempio di solido concavo. Allora, e qui davvero procederò molto molto velocemente nella speranza poi di approfondire questo argomento in classe con degli esempi anche numerici. Ecco, come procedo a questo punto? Se io mi trovo un solido di rotazione convesso oppure concavo? Allora, la regola generale intanto è che per i solidi convessi il volume del mio solido composto è dato dalla somma dei volumi dei singoli solidi, diciamo, semplici. E questo abbiamo visto già nel caso del doppio cono. L'area totale, nel caso del doppio cono avevo scritto semplicemente come somma delle aree laterali. In realtà la formula più generale è che l'area totale è data dalla somma delle singole aree totali meno quei pezzi che vanno a scomparire. Di solito è due volte l'area di base, perché ho la base di uno, la base dell'altro, coincidono, spariscono. Quindi devo sottrarre due volte. Di nuovo, l'area totale di un solido composto è più piccola dell'area totale dei singoli pezzi che lo compongono. E questa è una cosa abbastanza bizzarra. Per quel che riguarda un solido concavo, quindi un solido forato come quello che abbiamo visto prima, no? Quindi il cilindro con il foro a forma di cono, di nuovo ci vuole veramente poco per capire che il volume totale sarà dato dal volume, immaginate appunto di partire da un oggetto pieno, quindi cilindro, volume dell'oggetto pieno, e poi di scavare via, con qualunque oggetto, un cucchiaio, un trapano, quello che avete, tirare via un pezzo che è il nostro foro. Quindi essendo una parte che tolgo, per avere il volume finale sarà dato al volume della parte piena, intatta, meno la parte che ho scavato via, che ho tolto. Quindi io l'ho schematizzato scrivendo volume del pieno meno il volume del foro. Poi di volta in volta starà a voi identificare qual era il solido di partenza, cioè quindi quello non forato, e qual è il solido, diciamo, scavato via. La cosa incredibile è che la formula dell'area totale invece rimane la stessa. Cioè non importa se un solido è concavo o convesso, l'area totale è comunque più piccola della somma delle aree totali dei singoli pezzi che avevo all'inizio. Quindi l'area totale, per esempio, del cilindro forato che abbiamo visto prima sarà dato dall'area totale del cilindro più l'area totale del cono, perché in realtà, appunto, se prendo un cilindro lo scavo, quest'area, l'area del cilindro la vado ad aumentare, meno due volte l'area di base, perché con questo fatto di fare il foro faccio sparire sia una delle basi del cilindro, ma non c'è nemmeno la base del cono, non c'è mai stata perché è un foro, appunto. E di nuovo le formule sono identiche, sono diverse quelle del volume, sono identiche quelle dell'area totale. Voglio chiudere questa lezione invece con degli esempi un pochino più strani, perché
Noi abbiamo iniziato parlando di cilindro e cono, quindi prendendo un rettangolo e facendo ruotare intorno alla sua dimensione, un triangolo rettangolo e facendo ruotare intorno a uno dei suoi cateti. Ma cosa succede se prendo un rettangolo, come questo rettangolo nuovo che ho disegnato in arancione, e lo faccio ruotare intorno a una retta, sì parallela a uno dei suoi lati, ma un pochino oltre, a una certa distanza. Quindi disegno il mio asse di rotazione, vedete c'è uno spazio tra il mio rettangolo e l'asse di rotazione. A questo punto, di nuovo, come procedo? Disegno la figura simmetrica ribaltata, quindi a questo punto corrisponde questa l'altra parte, a questo punto questo, ridisegno il rettangolo simmetrico e unisco, cioè disegno le circonferenze tracciate a questi vertici. E viene fuori questo oggetto strano, che in realtà tanto strano non è, un oggetto in realtà che noi possiamo trovare molte volte nella vita di tutti i giorni, che è un cilindro con un foro passante in questo caso, a forma cilindrica. Concludo andando a vedere di nuovo il triangolo rettangolo e lo faccio ruotare questa volta attorno a un asse sì parallelo a uno dei cateti, ma non coincidente a uno dei cateti, anzi passante per il vertice opposto. Molto velocemente, ripeto il solito procedimento, disegno il simmetrico, unisco con una circonferenza vista in prospettiva i vertici che si sono ruotati e quello che viene fuori sarà un cilindro con un foro conico. Ora in classe vedremo questo e molti altri esempi e soprattutto andremo a vedere, a calcolare con degli esempi numerici reali le aree e i volumi di questi solidi composti. Con la lezione di oggi ho concluso questo ciclo abbastanza lungo delle lezioni ribaltate di geometria di Mr. Boscherini. Ora non escludo di fare altri video in futuro per magari approfondire qualcuno dei temi che abbiamo trattato, per esempio questo qui che abbiamo trattato veramente molto molto velocemente, ma a questo punto non mi resta che dirvi arrivederci in classe e forse anche alla prossima.